Io credo che nasca dalla passione per il lavoro che si fa, per l'entusiasmo che si mette in questo lavoro, ma soprattutto dall'affetto
che viene dato ai carabinieri da parte degli italiani. Io penso che questo rapporto affettivo popolazione-carabinieri sia la forza dell'arma, la forza trainante, e per cui finché ci sarà questo affetto e rapporto, l'arma continuerà a servire il popolo italiano con la gioia e l'entusiasmo di prima. Siamo parte integrante del territorio, i figli dei nostri carabinieri vanno a scuola con i figli dei residenti, si creano dei rapporti di conoscenza, di affetto, che sicuramente aiutano a svolgere il lavoro, perché il carabiniere deve essere sì quello che la norma e la legge prevede, ma deve essere anche un amico dei cittadini, deve essere una voce amica. Il Consiglio regionale ha sostenuto in maniera convinta questo raduno, anche dando al proprio patrocinio un contributo al carosello che si è tenuto nella giornata di ieri. Noi vogliamo però esprimere come Consiglio regionale, a nome di tutta la comunità piemontese, essendo l'Assemblea legislativa, la gratitudine del Piemonte e di Torino per l'Arma dei Carabinieri e l'Associazione Nazionale dei Carabinieri per aver scelto nell'anno del 150° di svolgere proprio qui a Torino il raduno nazionale. Torino, che è stata la prima capitale che ha visto nascere i carabinieri. Molte altre città l'avrebbero voluto, perché i carabinieri sono al cuore della gente, di questo siamo grati all'Arma. Il generale Rossardo ci ha onorato come consiglio regionale della benemerenza, ha fatto il consiglio regionale socio benemerito dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri, e credo che sia un riconoscimento a tutta l'Assemblea. Ne ho dato immediatamente comunicazione all'Aula e abbiamo già fatto inquadrare la benemerenza ed è ben appesa nel mio ufficio. Ma per me è un particolare onore essere qui oggi alla sfilata del raduno nazionale dei carabinieri. Torino viene premiata per il suo 150° e per il fatto che Torino ha dato i natali all'Arma dei Carabinieri. Per me è doppio motivo di soddisfazione il fatto che oggi ricordo anche, diciamo, gli anni belli in cui sono stato prima allievo alla Cernaia e poi carabiniere, e il pensiero va in modo particolare a mio padre, che ha promosso una legge che è nota nell'Arma dei Carabinieri come la legge Botta per la realizzazione delle caserme dell'Arma, una legge dell'85 che stanziò allora 1.500 miliardi di vecchie lire, e quindi fu insignito del titolo di carabiniere d'onore, quindi con particolare emozione e soddisfazione che sono qui oggi. Thank you.
quello che mi impressionò era il lontano 1974, quindi parliamo di tanti anni fa, erano i vecchi marescialli aiutanti di battaglia, quindi persone allora sessantenni che avevano fatto la guerra, quindi venivano da lontano, che quando telefonavano gli ufficiali superiori scattavano sull'attenti, per telefono naturalmente, perché l'ufficiale non era in loro presenza, ma questo lo diceva lungo sul senso del dovere, su come davvero rispondevano a esigenze morali che venivano da dentro senza bisogno che nessuno li controllasse. È un po' questa immagine del carabiniere, anche bonaria, no? Che si sacrifica, è pieno di abnegazione, si è impresso nell'immaginario collettivo ed è bene che sia così. Noi a Lugano siamo 35 soci, abbiamo un generale di brigata, un maggiore, 4 tenenti e 27 carabinieri, tutti ben introdotti nella società civile luganese. Come associazione noi ci dedichiamo al volontariato, aiutiamo il Consolato Generale d'Italia di Lugano e oggi rappresentiamo la città di Lugano all'estero perché il Comune ci ha dato la bandiera di Lugano da portare poi chiaramente indietro. Comunque devo fare i complimenti alla città di Torino perché effettivamente è un raduno stupendo, mi è venuto un calore e un'accoglienza anche a livello anche meteorologico, cosa incredibile negli ultimi tempi. È una cosa veramente che rimane nella vita, è una cosa che rimane nella vita, carabinieri tutta la vita, e perché quando si è fatto il carabiniere si rimane tutta la vita, è un contratto a vita. È più del matrimonio quasi, mia moglie non mi sente. Oggi siamo stati invitati dai carabinieri per il loro raduno, siamo stati invitati in passato in tutti gli altri raduni che sono stati fatti a Torino per i 150 anni. Questi 150 anni sono molto emozionanti, noi ci crediamo in tutto ovviamente, siamo volontarie della Croce Rossa, siamo infermiere volontarie, lo facciamo con lo spirito di volontariato, quindi ovviamente anche i 150 anni ci appartengono.